Stai cercando crediti per FIFA 17 a basso prezzo e in maniera molto veloce? Allora parliamo la stessa lingua. IG Vault è il sito giusto per te. Trovi il link e codice sconto qui sotto in descrizione. Siamo tornati con l'episodio conclusivo del nostro calciomercato per iniziare al meglio anche la seconda stagione alla guida del Sassuolo. Sono carico perché abbiamo tantissimi acquisti in ballo, abbiamo tantissimi giocatori, tantissime squadre che hanno accettato tutte le nostre proposte e dobbiamo solo fare delle scelte, dobbiamo prendere delle decisioni. Vediamo un po'. Intanto il Chievo vuole Falcinelli e va bene, accettiamo questo 1.9 milioni perché dobbiamo assolutamente vendere più persone possibili. In questo momento Romagnoli ha accettato l'offerta, quindi sarebbe disponibile e disposto a tornare a Sassuolo per difendere la porta di Gigi Donnarumma, che nel frattempo ha accettato il rinnovo. E intanto la Juve ha accettato 80 milioni dallo United per Dybala. Oh cavolo, e se io volessi Paolo Dybala? Allora, io provo qualcosa di strano, dato che Berardi vuole andare via, ci ha chiesto di andarsene, io provo a vedere se la Juve è interessata a Berardi per Dybala. Dybala forse è l'unico giocatore che può farmi dire ok Berardi, addio. Dybala ha vinto la scarpa d'oro la scorsa stagione, solo ora si aggira tra gli 85 e i 105 milioni, però lo United lo danno ad 80 e questo non mi piace. Tanto io la provo, ma sono sicuro che la Juventus rifiuterà perché non possono fare uno scambio del genere. E nel frattempo ci sarebbe Romagnoli da accettare, ma ci sarebbe anche Piazza che era pronto a tornare da noi. Io ragazzi accetto assolutamente Romagnoli in questo momento e vi spiego anche il perché. Abbiamo bisogno di un difensore centrale, tra l'altro possiamo vendere magari Timo e riuscire a riacquistare Piazza. Piazza ha il contratto in scadenza e abbiamo già Robben e Ribéry che a gennaio potremo vendere per andare a riprendere proprio Marco, e in questo momento invece ci serve Romagnoli. La cosa stupida, la cosa che mi dispiace è aver svincolato Piazza prima di essere stato convinto al 100% di poterlo riacquistare. Non è ancora detta l'ultima perché possiamo comunque riprovarci in questa sessione di mercato, ma sono stato un pochino stupido. Però per adesso accettiamo Romagnoli e salutiamo Gnoguri. Mi dispiace per Gnoguri, ma Romagnoli ci serviva assolutamente. È un graditissimo ritorno, l'abbiamo venduto per motivi, per esigenze di bilancio. Guardate, ci ritorna potenziatissimo, ci ritorna 81 di overall insieme a Rugani. Guardate, Rugani, Romagnoli e Donnarumma, questi tre fanno paura. Mi piacerebbe vedere se la Juve è disposta a darci Piazza in prestito con obbligo di riscatto. Vediamo, magari prestito di un anno perché poi gli scade il contratto. E poi io ti offro i tuoi 15 milioni richiesti fra un anno. Fra un anno dovremmo averceli assolutamente. Un altro che mi piacerebbe tanto è Florenzi, ma 40 milioni di euro mi sembrano eccessivi. Io vorrei prendere tutti i miei giocatori preferiti come Dybala, Marchisio, Florenzi, ma costano troppo. Niente, ci continuano a dire che Dybala andrà allo United. La Roma vuole 39 milioni e mezzo per Florenzi e noi non ce li abbiamo proprio. E Berardi vuole lasciare questa squadra. Vuole lasciare la squadra Berardi. Vuole lasciare la squadra Berardi. Proprio adesso che l'avevo quasi piazzato nello scambio con Dybala. Cazzo no Berardi. Cazzo no Berardi. Non si fa così. Non si fa così, soprattutto adesso che Dybala se ne vuole andare. Non si fa così assolutamente, Mimmo. Non si fa così. Mamma mia che brutta storia. Mamma mia che brutta storia. Io devo offrire per forza Berardi e 4 milioni alla Juventus. Non si può fare così. Non è corretto fare così. Vediamo la Juve che cosa ci dice per il prestito di Piazza. Niente, Dybala preferisce andare all'United che piuttosto che venire da noi, e abbiamo venduto Falcinelli. Dai, va bene, esaminate l'offerta per Piazza. Potrebbe essere addirittura lui già l'erede di Berardi. Però che palle incredibile, Mimmo. Non puoi farmi un torto simile. Mimmo, sei il nostro capitano, sei il nostro numero 10. Oh, intanto la Juventus ha deciso di darci Piazza. 15 milioni da pagare il prossimo anno, va bene, li accetto subito. 15 milioni per Piazza li spendo. Torna a casa finalmente il nostro Marcolino Piazza preferito. Andiamo a inserirlo subito nella nostra rosa. Mi dispiace tanto Ribéry, ma purtroppo Piazza è tornato e quindi tu vai a fare della bella tribuna. E dato che mi è piaciuto tantissimo Piazza nella scorsa stagione, voglio provare a fare così. Berardi, Belotti e Piazza davanti, Robben in panchina pronto a subentrare a cambiare la partita, e Ribéry e Muriel per adesso in tribuna. Per adesso detto, per adesso. Mi dispiace tantissimo non poter prendere Dybala a tutti i costi, ma quello che mi dispiace ancora di più è che Berardi voglia andare via. Speriamo di riuscire a fargli cambiare idea. Muriel dice che è pronto per giocare, ma in questo momento noi abbiamo troppi attaccanti e almeno fino a gennaio Muriel dovrà pazientare un secondo. Tanto c'è la prima partita di campionato, subito con la Roma, per iniziare bene così. Beh, direi che se non giocano i titolari in questo momento non so chi far giocare. Vediamo, vediamo la Roma che giocatori ha da farci vedere, vediamo quali giocatori incredibili può usare. Allora, la prima partita di campionato la giochiamo in casa contro la Roma, che è sicuramente una delle prossime rivali per lo scudetto, perché noi vogliamo lo scudetto. Dobbiamo assolutamente
impegnarci e fare benissimo. Belotti si appoggia a Piazza. Piazza va a cercare subito Berardi. Berardi chiede ancora la palla a Piazza. Piazza vuole andare da Belotti. Ancora Stefano Esharawi. Esharawi tiene il pallone, il tiro di Esharawi. La para Gigio Donnarumma. Attenzione perché c'è ancora Dzeko al limite dell'area. Ancora Donnarumma. E Berardi riparte, e Berardi vuole andare via, e Berardi salta anche le scivolate, e Berardi è troppo forte, e Berardi è il nostro capitano, e Mimmo, è sempre Mimmo, Mimmo la mette all'indietro. De Sciglio con le mani a cercare proprio Berardi, che è l'uomo più in forma in questo momento, forse è per questo che vuole andare via, forse ha capito di essere superiore al Sassuolo. Don Sa si appoggia a Diawara, che ha un ottimo tiro e ce l'ha dimostrato contro, e allora noi lo proviamo, Diawara, oddio! C'è Diawara, vede il taglio del gallo Belotti, allora prova a servirlo dietro tutta la difesa. Belotti contro Manolas, di fisico vince addirittura Belotti. Belotti ancora lui, si appoggia a Berardi. Berardi, forse rigore? Niente da fare. Diawara recupera un gran pallone, c'è Belotti, trequartista. Berardi, vedi che si inserisce Diawara, lascia scorrere dove c'è Belotti che arriva di tutta corsa. Ancora il gallo, mantiene il possesso, sempre il gallo, deve aspettare il rinforzo del compagno. Trova Piazza, cade e calcio di rigore. Se lo guadagna subito Marco Piazza, appena tornato, fa subito la giocata decisiva. Ma Belotti come ha protetto il pallone, come ha lottato davvero centravanti, e poi Paredes stende Piazza e calcio di rigore. C'è Berardi sul punto di battuta, ma vuole andare via, e sappiamo benissimo che il nostro rigorista è il gallo Belotti, perché è quello che ci fa più gol durante l'anno. Parte Belotti e subito il gallo, e c'è subito il gol del gallo, il primo gol in campionato per questa seconda stagione è del gallo Belotti. Fantastico il gallo, prende la rincorsa, spiazza Alisson e ci porta sull'1-0, importantissimo. Bene così ragazzi, benissimo così, adesso dobbiamo impegnarci con tutte le statue che abbiamo a centrocampo, con tutti i legnatori, con tutti i muratori, dobbiamo proteggere il risultato. C'è Belotti, protegge ancora benissimo il pallone, arriva De Sciglio. De Sciglio vuole il cross, sul secondo palo c'è Piazza, ma Emerson fa una cosa incredibile. Piazza allora la mette dove c'è il gallo, che può fare la sponda per Pellegrini, che arriva il tiro di Pellegrini deviato, ancora lì, mamma mia, un assedio. Attenzione, brutta imbucata, c'è Paredes in area, Paredes, Donnarumma, sempre solo Donnarumma. Berardi vuole andare dentro a Don Sa, attenzione perché si stacca Piazza, e quando Piazza chiede questa palla è sempre pericoloso. Ancora Piazza, riesce a sterzare molto bene, sempre nello stretto. Ancora Piazza, gli salta tutti, va dentro a Berardi che vuole andare da Belotti, non ce la fa, ma c'è Diawara che va da Pellegrini, chiede l'1-2, proprio Berardi lo intercettano. Belotti è libero, lo intercetta Piazza. Piazza, ancora la palla che torna a Pellegrini. Pellegrini vuole andare largo, non ce la fa, ma Diawara la recupera, sempre lui di fisico. Diawara va da Don Sa, poi va da Berardi. Berardi vuole andare dentro a Belotti. Belotti vede Pellegrini, cerca di servirlo dietro la difesa, ma Manolas la capisce. Un'ora di gioco e l'ora dei cambi. Berardi si è un pochino spento, forse perché adesso ha la testa dall'altra parte. Mettiamo dentro Belotti, anzi no, scusate, Robben, non ce la posso fare. E poi mettiamo dentro anche Niang e proviamo a vedere se Robben riesce a fare il trequartista. Attenzione, c'è Piazza, serve Berardi, uno degli ultimi palloni che giocano i due. Va dentro Pellegrini e Pellegrini va da Piazza. Attenzione, Piazza in area, Piazza, 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 Piazza! Alisson si supera. Non torna al gol Piazza dopo la prima partita dal suo ritorno a Sassuolo, ma si è procurato il rigore che per adesso sta valendo l'1-0. E questo gran tiro, Alisson si deve superare in calcio d'angolo. De Sciglio non vuole far ripartire l'azione. De Sciglio ancora lui, vuole andare da Robben, gliela mette sul mancino. Robben rallentato, Robben non ci arriva. Guardatelo lì, Ariel Robben, disturbato un attimino. E adesso voglio mettere dentro anche Sturaro, voglio mantenere il centrocampo fisico come sempre quando vinciamo. C'è Robben che tocca uno dei suoi primi palloni in campionato e poi Robben vuole andare dentro da Belotti, gli dà subito una palla deliziosa, quasi tagliata apposta per lui. Belotti, ancora Belotti, sempre Belotti, due per terra dei nostri, non capisco il perché. Va da Robben, 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 il tiro da fuori di Robben. Diawara va a saltare, riesce a trovare Arjen, ancora Arjen che si infila in area, mamma mia, va via che è un'anguilla. Arjen la recupera, c'è Niang, ancora Niang, si appoggia così e poi andiamo da Belotti, da fuori Belotti, Alisson. Il Sharawi sull'esterno, ancora il Sharawi vuole giocarla all'indietro. Adesso la Roma spinge tantissimo perché ha l'ultima possibilità per rientrare in partita. Il tiro rimpallato, De Sciglio allontana, Diawara buttala via dove c'è Robben che può ripartire. Non perderla Arjen, non perderla Arjen, crea la superiorità numerica. Vai ancora tu Arjen, sempre tu Arjen, dagli a dietro per Niang dove può tagliare. Niang lotta con De Rossi, non riesce a prenderle, poi sì, ancora Niang. Va bene, l'importante è comunque tenerla lontana dalla nostra area di rigore, non si sa mai che ci tirino uno scherzetto. Bravo Sturaro, fai fallo che non ci interessa, prendi il cartellino, attenzione perché la Roma riparte. Donnarumma in calcio d'angolo, Florenzi la banderina, tutti in area tranne Alisson della Roma, e adesso la possiamo mettere fuori. C'è Sturaro,
c'è anche Diawara che è ripartito. Noi serviamo Don Sa perché sappiamo che è un trattore imprendibile. Sempre Don Sa. Guardate tutta questa fascia di qua, se libera. Don Sa, prova a servire Robben, che è da solo, che può andare. Perché non vai verso la palla? Ancora Robben. Robben vuole riservire Don Sa e lo fa molto bene. Don Sa in area, la mette. Dove c'è Niang? Ancora Don Sa non riesce a tirare a porta vuota. Mamma mia, come la leggiamo bene. Dietro, Rugani, allarga, su Calabria. È quasi finita, ragazzi, dobbiamo tenerla. L'abbiamo sofferta, l'abbiamo quasi meritata. Diawara vuole allargare tutto su Belotti. Non ce la fa, dobbiamo tenere questa palla lontanissima dalla nostra area. Ancora Romagnoli, decisivo, subito Romagnoli. Perotti, Perotti porta palla, è pericoloso. Gliela strappa Don Sa, come al solito, e finisce. Tre punti soffertissimi perché la Roma ha attaccato, ci ha creduto, ma noi siamo stati più bravi. Decide un gol del Gallo Belotti, sempre il Gallo, e va a abbracciare Robben. Potrebbe essere questa la nuova coppia di quest'anno, perché Berardi se ne vuole andare.